Trovati alle chicche formative anche questa mattina. Oggi vi voglio parlare di tecniche e del perché io sono contraria alle tecniche di vendita. Non è che io non le abbia studiate, anzi, le ho studiate, ho fatto tutti i master possibili immaginabili, dal practitioner di PNL al master in PNL, a tutte le altre tecniche di comunicazione, visiva e non visiva. Insomma, io li ho fatti tutti questi corsi, per carità. Ma qualcuno di voi per caso si accorge se io li sto utilizzando? No, perché? Perché non li uso. Semplice. Perché secondo quello che diceva mia mamma, impara l'arte e mettila da parte, no? Cioè, è importante saperle le cose, ma se tu le utilizzi, soprattutto i PNListi, ragazzi, quelli sono veramente li sgami immediatamente, perché sono proprio impostati. Quando tu vedi uno che comincia a fare, allora vi do tre ragioni per cui, una, la seconda ragione due, la terza ragione tre, e poi si avvicinano e poi si allontanano a seconda quello che devono dire. Allora, tutta sta roba, ragazzi, è tecnica, ok? Allora, l'acquisizione del cliente si fa perché tu ci hai messo dentro del tuo, ok? Non so voi, ma a me è capitato. Non spesso, ma mi è capitato di entrare in un negozio dove la commessa in qualche modo riesce a convincerti che quel vestito è perfetto per te. Tu però non sei convintissima, ma non so perché, cioè ha usato dei tasti, magari in qualche modo è riuscita a convincerti a comprarlo. Poi però sapete cosa succede a quell'abito? E non sono l'unica, credo, a cui è successo. Che poi lo lasci lì nell'armadio, ogni tanto te lo provi, ci fai un giro per arrivare fino alla porta, poi torni indietro e lo riappendi nell'armadio, perché non è tuo, non è roba tua, non te lo sentivi fin dall'inizio, però in qualche modo ti hanno convinto che quello era l'abito giusto per te. Ecco, queste sono le tecniche di vendita. Il problema è che quando tu acquisisci un cliente con le tecniche di vendita, poi è anche facile perderlo. Perché? Perché se mi hai convinto con l'inganno, ok? E passatemi il termine, le tecniche di vendita un po' ingannano, devono esserti utili se hai bisogno di trovare una chiave, ok? Però poi se non sono supportate dal cuore e dalla passione e anche dalla capacità, quindi dalle conoscenze tecniche, dalla tenuta nel tempo. Io, sai, mi hai convinto a comprare quel vestito, ma poi se non è il mio, io lo lascio lì nell'armadio, ok? Quindi fate attenzione, perché nel tempo sono le persone vere che hanno comunque messo del loro quando hanno acquisito un cliente, riescono poi a mantenerlo. Tutti quelli che hanno usato delle tecniche per poter acquisire il cliente, nel tempo poi lo perdono, per fortuna, con magari arriva un altro che è più vero, okay, che non ha usato tecniche, ma io lo sento perché il cliente ti deve scegliere. Deve scegliere il proprio coach, deve scegliere il proprio consulente finanziario, deve sceglierti perché ti sente affine, ma non perché hai usato le tecniche. Perché quelle sono in qualche modo un inganno. Quindi datemi retta, impara l'arte e mettila da parte. Io sono dell'idea, per carità, fateveli se volete farvi i corsi, però poi accantonateli. Servono più per capire l'altro, ok? Che atteggiamenti ha per entrare magari nella sua sfera emotiva. Ma basta, non usatele. Perché io li vedo quelli che sono finti, si capiscono, hanno tutti questi atteggiamenti impostati, quindi hanno la voce impostata, le mani impostate, il video impostato. Vabbè, ragazzi, io sono vera, così come mi vedete tutte le mattine in diretta, quindi niente trucchi, niente inganni. Ciao, le chicche formative ci sono da 4 anni, 5 ormai, e sono così, sono veri. Ogni chicca che voi sentite è vera, arriva da voi, arriva da quello che vedo, da quello che percepisco, da quello che annuso, da quello che vedo, sento. Ciao ragazzi, siate veri, questo è importante, eh?